Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. In questo nuovo tutorial ti spiego come migliorare la qualità su Fortnite, sia in questo capitolo che nei prossimi capitoli e future stagioni. Quindi in questo caso questo è un settaggio per le schede video Nvidia. Quindi in questo caso se non avete questo pannello Nvidia che ti permette di migliorare la qualità del gioco, sta in descrizione come link. Quindi in questo caso il pannello si chiama Nvidia Control Panel, pannello di controllo Nvidia. Quindi andiamo un attimo su gestisci le impostazioni 3D e da qui in poi possiamo migliorare la qualità del gioco e possiamo anche migliorare le prestazioni del gioco. Quindi sta a voi decidere o migliorare la qualità del gioco se avete una buona scheda video, oppure se avete una scheda video nella fascia media o bassa e volete fare più FPS. Sempre grazie a questo pannello di controllo di Nvidia potete migliorare le prestazioni. Quindi iniziando da impostazioni programma, tu aggiungi il tuo programma, quindi in questo caso vai su aggiungi, fai sfoglia, vai nella cartella di Fortnite, quindi in questo caso Fortnite Game Binaries Win64 e clicchi su Fortnite Launcher e fai apri. E da qui in poi possiamo cambiare varie impostazioni, quello che ci consiglia Nvidia, oppure possiamo direttamente cambiarle noi stessi, quindi manualmente. Tipo la ridimensionamento immagine, quello che ci consiglia Nvidia di mettere disattivato. Se volete migliorare un po' l'immagine, facciamo attivato. Quindi aumenta nitidezza, io ho messo il 50%, quindi renderà le immagini più nitide. Sul 50% e faccio ok. L'anti-aliasing sulla correzione gamma metto attivato, sull'FX doppia ATI all'anti-aliasing metto disattivato perché ce lo consiglia Nvidia, questo è per migliorare le prestazioni, però se vuoi migliorare la qualità metti attivato. Sull'anti-aliasing impostazioni o 4x o 8x, qua dipende tutto dalla tua scheda video se è potente o no. La mia è nella fascia media, ho una 1660 Super che non ha neanche il ray tracing, neanche DLSS, non ce l'ha neanche, quindi io imposto il 4x. Su quest'altro invece, sulla modalità, miglioriamo così, vediamo un po'. Ok, migliora l'impostazione dell'applicazione, escludi qualsiasi impostazione dell'applicazione. Questa parte qua poco l'ho capita, però quello che bisogna fare è farci consigliare da Nvidia. Sull'anti-aliasing trasparenza, su questo mettiamo disattivato, sul buffering qui si basa anche sulla virtualizzazione verticale, quindi in questo caso si basa anche sul blocco degli FPS, mettete disattivato. Sulla scheda video scegliete la vostra scheda video, usa impostazioni globale, metto questo e faccio ok. Scendo fino alla compatibilità OpenGL, mettiamo automatico. Il filtro anisotropico, questo serve per migliorare la qualità. Ovviamente io ho impostato il 4x, come ho detto non ho una buona scheda video, però se avete una buona scheda video mettete il 16x oppure l'8x, io metto 8x. Filtro struttura, estrigimento bordi, filtro struttura, ottimizzazione, campione, mettiamo disattivato. C'era una parte sulle prestazioni, eccolo qua, filtro struttura, qualità, prestazioni elevate. E siamo arrivati a quel punto dove sta a voi poi decidere se migliorare la qualità o le prestazioni. Io metterei qualità. Sulla frequenza dei fotogrammi massima, ho messo attivato fino a 1000 fps. Frequenza fotogrammi massima applicazione, metto disattivata perché già si concentra su questa frequenza fotogrammi. Faccio ok. E sulla GPU rendering OpenGL metto la mia scheda video, come puoi vedere GTX 1660 Super, metodo di presentazione Vulkan OpenGL, modalità bassa latenza disattivato. Scendo fino a giù, fino a trovare il multiframe, metto disattivato.
Queste altre impostazioni poco ci interessano e poi c'è la tecnologia monitor. Compatibilità G-Sync, questo si basa sul vostro monitor e la velocità di aggiornamento la più elevata disponibile e fate applica. E ora non ci resta che andare a vedere su Fortnite e vedere se è migliorato qualcosa. Ovviamente facciamo pochi FPS, però abbiamo migliorato un po' la qualità. Però grazie a questo pannello noi possiamo anche migliorare le prestazioni, aumentare gli FPS e niente. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come migliorare la qualità su Fortnite, iscriviti, lascia like, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!